La Lega, a differenza dell'opposizione, che non è stata neanche in grado di trasformare il suo Ventino in qualcosa di propositivo, la proposta della Lega è quella che sentiamo e vediamo oggi in aula, il nulla assoluto. La Lega invece ha le idee molto chiare, come hanno già ricordato ieri i miei colleghi in quest'aula, chiede al governo che vengano realizzate cose concrete. La proposta della Lega è quella che sentiamo e vediamo oggi in aula, il nulla assoluto. Onorevole Presidente del Consiglio, questo governo di qui al 2003 deve misurarsi con il nodo dell'abbattimento del debito pubblico, perché solo attraverso l'abbattimento del debito pubblico si può fare quella politica della crescita che rivendicava poco fa a nome della maggioranza anche l'onorevole Reguzzoni, che ha un punto fondamentale, quello di diminuire la pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro. Ma questo non può avvenire se con misure di finanza straordinaria non si opera l'abbattimento della crescita, altrimenti ci sentiremo, l'abbattimento del debito, altrimenti ci sentiremo sempre ripetere un ritornello che rischia di essere stanco, che è quello che non è possibile fare alcunché se non una politica di tagli da un lato e di lotta all'evasione fiscale dall'altro lato. Si deve affrontare, anche se non ce lo chiede l'Europa, il nodo dell'abbattimento della crescita per creare le condizioni dell'abbattimento del debito, per creare le condizioni della crescita. Questo governo di qui al 2003, ma questo non può avvenire se con misure di finanza straordinaria non si opera l'abbattimento della crescita. Si deve affrontare, anche se non ce lo chiede l'Europa, il nodo dell'abbattimento della crescita.